Cavoli, broccoli, cavoletti, sono le famose crocifere, le verdure tipiche dell'inverno che hanno un sacco di pregi perché hanno poche calorie, costano poco, hanno un sacco di vitamine, hanno anche delle proprietà, si dice, antitumorali, quindi sono una vera miniera di salute. Sicuramente hanno anche i loro difetti perché in questa stagione in cui si preferisce tenere le finestre chiuse non sono certo dei profumatori dell'ambiente, ma il difetto principale è che siccome ci manca un po' la fantasia nel cucinarle si finisce per mangiarle sempre o al vapore o bollite o ripassate in padella e alla fine si arriva alla fine della stagione che io ad esempio giuro che non mangerò mai più un broccolo in vita mia perché lo mangio tutti i giorni, quindi rimangono sempre un po' solo dei contorni. Le tre ricette che vi voglio far vedere oggi invece sono velocissime e sono tre modi molto semplici di mangiare queste verdure in modo gustoso rendendole un piatto unico. Quindi adesso vi faccio vedere, abbiamo una schiacciatina di cavoli misti, una plum cake di cavoletti e poi dei cavoletti fatti al forno con una piccola crosticina croccante di parmigiano che è veramente deliziosa. Per la nostra schiacciatina ci serviranno 450 g di misto fra broccoletti cavolfiore, broccolo romano o comunque anche uno solo di questi, comunque 450 g. Un uovo, 200 g di farina di ceci, 450 g di acqua di rubinetto, 50 g di parmigiano e poi un po' di olio. Per prima cosa dovete frullare il misto di broccoletti, cavolfiore e broccolo romano in modo da ottenere una specie di farina granulosa, va frullato a crudo. A questo aggiungete un cucchiaio di olio, poi aggiungete la farina di ceci, l'acqua in modo che l'impasto abbia questa consistenza che è un po' come una purè morbida, il parmigiano e poi un uovo. Vi ripeto, la consistenza della finale deve essere quella di un purè morbido. A questo punto ungete molto bene una teglia, stendete il vostro composto all'interno di questa teglietta, più vi piace croccante più fatela bassa. Io ho usato una teglia di medie dimensioni, ma potete usare anche quella del forno. L'importante è che poi vi regolate sulla cottura. La livellate bene, la cospargete con un po' di sale medio grosso tipo il fleur de sel, io uso questo, la mettete in forno a 200 gradi con un filo d'olio o comunque state attenti di metterla in forno fino a quando ha fatto una bella crosta dorata. Ecco, questa è la vostra schiacciatina di ceci e broccoli, è squisita. Per fare il vostro plum cake invece vi serviranno 300 g di cavoletti di Bruxelles, 40 g di parmigiano, 3 uova, un cucchiaio da minestra di olio, 150 g di farina e 2-3 cucchiai di lievito per torta salata. Per prima cosa voi lessate i cavoletti e appena sono cotti li frullate in modo da renderli proprio come una purè. Rompete le uova e sbattetele, io qui mi sono fatta aiutare dalla mia aiutante. Poi aggiungete ai cavoletti un cucchiaio d'olio. A questo punto unite le uova sbattute, sempre mescolando. Aggiungete il formaggio, poi aggiungete la farina, sempre mescolando bene. E da ultimo aggiungete i cucchiaini di lievito. Ecco, mescolate fino a ottenere un composto omogeneo. Versatelo in uno stampo da plum cake bello unto di olio e lo cuocete per circa 40 minuti a 180 gradi. Provate poi con la solita prova dello stuzzicadenti, comunque vedete il vostro plum cake è veramente simile a un plum cake dolce ed è delizioso all'interno.
Da ultimo, per i nostri cavoletti al forno, se vi servono sempre 400 g di cavoletti che pulite bene, 50 g di parmigiano grattugiato o a scaglie, 2 o 3 spicchi d'aglio a seconda di quanto vi piace l'aglio, dell'olio e del sale di grana media. Prendete innanzitutto i vostri cavoletti, li pulite bene e li tagliate a metà. Schiacciate i vostri spicchi d'aglio all'interno del parmigiano e mischiate bene in modo da ottenere un composto omogeneo. A questo punto prendete una bella teglia da forno coperta di carta da forno, mettete un bel filo d'olio, ci mettete sopra il parmigiano a strisce, diciamo. Posizionate i vostri cavoletti sopra con la parte interna piatta rivolta verso il basso, in modo che aderiscano al parmigiano. Un'altra passata di olio veloce e poi li mettete in forno a 180 gradi per una trentina di minuti. Teneteli d'occhio, devono essere belli cotti i cavoletti, un po' anche arrostiti, e il formaggio si deve essere sciolto e attaccato sotto il cavoletto. Ecco, questo è il risultato finale. Sono saporitissimi e veramente un contorno o anche un piatto unico, perché in realtà col formaggio sono quasi un piatto unico, veramente da non perdere.